Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo donale, o Signore, e splenda a lei la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
bianche pure, o mio Signore. Alla tua porta da portare avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore, avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore, o mio Signore. E nemici per cui pregare, avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare, e nemici per cui pregare, o mio Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Accogliamo i suoi familiari e tutti coloro che con Lina hanno vissuto momenti belli in questa vita, momenti di speranza, di serenità e anche momenti di tristezza, di angoscia. Ci sentiamo tutti accolti dal Signore in questa sosta della preghiera e della speranza. Riconosciamo i nostri peccati, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Preghiamo. Nella tua bontà, o Padre, esaudisci le preghiere che ti innalziamo. Cresca la nostra fede nel Figlio tuo risorto dai morti. E in noi, che attendiamo la risurrezione della nostra sorella Lina, si ravvivi la speranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne. E sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo, ma nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il mio vincastro mi danno sicurezza. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Addio nella tua dimora. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?»
Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via, tu dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Siamo chiamati a vivere questa messa di suffragio per questa nostra sorella nel tempo di Pasqua. E le letture che abbiamo ascoltato sono un invito ancora una volta a meditare sulla sorte toccata a Gesù e a tutti coloro che in Lui credono, il passaggio dalla morte alla vita. Un passaggio che non è scontato. Maria di Magdala se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Pietro e l'altro discepolo, dopo aver constatato che la tomba è vuota, tornano a casa. Maria di Magdala invece non riesce ad andarsene, non riesce a darsi pace. È l'immagine di quel dolore che si prova quando qualcuno non c'è più. La morte crea sempre un vuoto dentro la vita, dentro i pensieri, coloro che eri abituato a vedere, ad ascoltare, non c'è più. Ecco, la Pasqua ha a che fare con questa esperienza, con la morte vera. Per questo siamo qui oggi, per questo quando muoiono i nostri morti non andiamo direttamente al cimitero, ma facciamo questa sosta della preghiera e della speranza in chiesa, perché la Pasqua annuncia la risurrezione di Gesù, ma anche la risurrezione di tutti coloro che credono in Lui. Nel Vangelo di Giovanni, quando Maria di Magdala va al sepolcro, è ancora buio. È così buio, così seria la morte, che forse neanche le persone che ti sono vicino riescono a lenire il tuo dolore. Sembra che nemmeno Cristo risorto riesca a cambiare i pensieri che sono nella testa di Maria di Magdala, se non accade qualcos'altro. Nel racconto del mattino di Pasqua, ciò che fa passare Maria di Magdala dalla morte alla vita, dal buio alla luce, dalla tristezza alla speranza, è quando Gesù la chiama per nome, Maria. È l'essere chiamata da Gesù per nome che la consente di riconoscerlo. Come abbiamo sentito in questi giorni, quando Gesù racconta ai suoi la storia di un pastore e che dice che le pecore riconoscono la voce di quel pastore, le chiama per nome e le conduce fuori verso i pascoli della vita eterna. Ecco la Pasqua, il Signore risorto ti chiama per nome, ti tira fuori dalla morte e ti dona la vita eterna. Ecco, risurrezione significa essere chiamati a uscire dalla dimensione della morte per entrare nella vita. Risurrezione significa che Gesù in persona chiama te e non ti chiama dalla vita alla morte, ma ti chiama dalla morte alla vita. Per questo annunciamo la risurrezione per ciascuno che muore, perché fin dal battesimo Gesù ha legato il suo nome a ciascuno di noi. E questo accade oggi per Lina. Il Signore oggi
la chiama per nome e la strappa dal vuoto che produce in noi la morte, come chiama ciascuno di noi dal vuoto che provoca la morte, dal vuoto che sperimentiamo quando qualcuno ci lascia. Perché piangi? Per ben due volte l'abbiamo sentito questa domanda nel Vangelo. Perché piangiamo? Perché siamo umani? Perché anche se abbiamo fede, riconosciamo che il Signore risorto è più che presente nella nostra vita, la morte ci destabilizza, sbatte contro il nostro desiderio di vita. Maria ha conosciuto il Signore, è una sua discepola, ha conosciuto la sua tenerezza, la sua misericordia, ma nonostante questo è travolta dalla sofferenza. E dentro questa esperienza, che anche oggi sentiamo, il Signore ci viene incontro, ci chiama, ci incoraggia, ci invita ad alzare lo sguardo, a non restare ripiegati sul nostro dolore, ma a condividere il destino glorioso che attende i nostri cari. Oggi Lina, chiamata dal Signore risorto, con il suo nome, anche perché si conoscevano bene, erano amici, nel Signore ha confidato, ha sperato. Tutto il servizio, la disponibilità, il prodigarsi che ha fatto dentro la sua vita verso le persone che gli sono passate accanto, tutto questo ora raggiunge una pienezza nella gloria che Dio riserva ai suoi servi buoni e fedeli. Ma oggi anche voi, tutti, familiari, amici, il Signore vi chiama per nome, vi invita a rinnovare in Lui la vostra fiducia, a proseguire il cammino della vita arricchiti da una preziosa testimonianza che rimarrà non soltanto nei vostri cuori, ma nel cuore stesso di Dio. La morte non è la fine della vita, così come l'orizzonte non è la fine del mare. Guardiamo sempre oltre. Il Signore e da oggi la nostra sorella Lina sono sempre con noi e intercedono per noi. Rinnoviamo la nostra fede nel Signore risorto. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Fratelli e sorelle carissimi, il Signore è fedele per sempre e rialza chi è caduto nell'ombra della morte. Mossi dallo Spirito Santo, amore, con fede viva, innalziamo la nostra preghiera dicendo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci.
Accogli in paradiso con la Vergine Madre e con tutti i santi questa nostra sorella Lina, che ha vissuto come credente la sua condizione di donna, sposa e madre. Possa ora condividere la felicità eterna dei tuoi amici. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i suoi cari familiari che hanno condiviso con lei gioie e dolori, perché nella fede in te, Verbo di Dio, possano sentire in sé la grande pace dei gesti di amore e di perdono donato e ricevuto, in un orizzonte di carità che rende più lievi i giorni. Preghiamo. Nella vita, ascoltaci. Ricorda il bene da lei compiuto in questa vita, fa che porti frutto e sia continuato da altri. Preghiamo. Signore. Per gli operatori sanitari che stanno accanto ai malati, siano ricompensati dalla tua dolcezza, Dio mite e umile di cuore, che sei venuto a noi nel volto dei fratelli. Preghiamo. Signore della vita, per la nostra comunità cristiana, coscienti dei nostri difetti e peccati, ti chiediamo, Dio, di saperci guardare come ci guardi tu, senza condannarci e senza condannare, senza giustificarci e senza giustificare, accarezzati dal tuo amore che rigenera e salva. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Dio della vita, concedi a tutti noi di accoglierti con gioia, rafforza la nostra fede nella risurrezione e donaci ancora giorni pieni di pace e di amore. Tienici nelle tue mani, fai la strada con noi come hai fatto con la tua e nostra madre, la dolce Vergine Maria. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Pregate, pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché la nostra sorella Lina sia associata alla gloria del tuo Figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo è Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Lina, che oggi è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio, Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù che prega in tutti noi, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
È difficile trovare le parole per salutare una persona cara, che ha condiviso con noi tanti momenti belli. Porteremo sempre nel cuore il tuo entusiasmo, la tua grinta, la tua allegria e i tuoi insegnamenti. La tua presenza nel nostro gruppo ha lasciato un segno importante che cercheremo di portare avanti. Ti ricorderemo ogni volta che, seguendo la tua ricetta, prepareremo le fantastiche frittelle di mele dal cielo insieme al nostro caro Domenico. Veglia sui tuoi figli, i tuoi cari e su tutti noi. Ciao Lina, il gruppo Volk. Non sempre è facile dire addio ad una persona cara, ad una persona che ha significato tanto nella nostra vita, perché tua nonna sei stata davvero una persona speciale, una bella persona. Il tuo coraggio, la tua determinazione, la tua generosità, il tuo entusiasmo nell'affrontare la vita e soprattutto il tuo sorriso dolce che nessuno potrà mai dimenticare saranno la nostra forza in questo momento così triste. Adesso mi piace ricordarti con il sorriso nel cuore, ricordare le tue passioni, le chiacchiere con le tue amiche, le tue camminate, le serate trascorse con il gruppo Folk, passione che condividevi con il nonno, i tuoi amati fiori a cui prestavi tanta cura e dedizione. Ma soprattutto non voglio dimenticare il tuo entusiasmo nel vedermi tornare da una gara di sci. Sì, perché tu non avevi sempre pronta una battuta, una parola d'aumento di conforto. Che bello che è stato ascoltare le tue parole. Ora, nonna, stai per compiere il viaggio più lungo e siamo sicuri che da lassù insieme al nonno saprai darci la forza per affrontare la vita con un sorriso proprio come hai fatto tu. Ciao nonna Lina, finché riuscirò a farlo racconterò di te e della bellissima persona che sei stata. Buon viaggio nonna e grazie di tutto, ti vogliamo bene. Preghiamo, preghiamo. Fa o Signore che la nostra sorella Lina, per la quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. La salma ora di relazione. Domani pomeriggio, dopo il funerale di Gian Vittorio, raccoglieremo le sue ceneri nel cimitero per la benedizione e la tumulazione. La messa di settimo sarà celebrata venerdì prossimo, 7 maggio, alle ore 18, e il trigesimo il 28 maggio, sempre alle ore 18. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Diciamo il Signore. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio della nostra sorella Lina, le rivolgiamo ora l'estremo saluto. La spergiamo con l'acqua del battesimo. Onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso, che sale a Dio con la nostra preghiera. La salutiamo con il canto della nostra fede, nell'attesa di innalzare con lei l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti. Thank you.
volontà. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella Lina. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, oh Signore, per tutti i benefici che hai donato a Lina in questa vita, segno della Tua bontà verso di noi e della comunione dei Santi in Cristo. Nella Tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere, apri a lei le porte del Paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con la nostra sorella, per Cristo nostro Signore.